ha perso il controllo dell'auto, ha invaso la corsia opposta e ha centrato un lampione. È morto così un ragazzo di 20 anni alla guida di una Fiat Coupé, poco prima delle 4 di mattina, lungo la SP510 all'altezza di Marone, in provincia di Brescia. In macchina con lui c'erano anche due amici, una ragazza e un ragazzo di 18 e 19 anni, rimasti feriti in modo serio ma non in pericolo di vita. I tre giovani viaggiavano sulla provinciale in direzione Iseo da Darfo quando l'auto è finita fuori strada all'uscita di Vello, dopo la galleria San Carlo. Non ci sono altri veicoli coinvolti. Il guidatore avrebbe perso il controllo dell'auto per circostanze ancora da chiarire, invadendo la corsia opposta, salendo sul marciapiede e centrando un lampione. Ricadendo a terra, il motore dell'auto si è staccato e ha creato un buco nell'asfalto. La ragazza di 18 anni è stata sbalzata fuori dall'abitacolo. La polizia stradale di Iseo ha effettuato i rilievi per accertare la dinamica, mentre i vigili del fuoco hanno estratto i giovani dal veicolo. I tre ragazzi sono stati portati in ospedale. Il ventenne, un ragazzo del 2004 originario di Sale Marasino, le cui condizioni sono parse da subito gravissime, è arrivato al civile di Brescia con l'elisoccorso in codice rosso ed è morto alcune ore dopo. Gli altri due ragazzi hanno riportato ferite meno gravi. Grazie per la visione. Iscriviti al canale e attiva la campanella, per noi è importante. Resta sempre aggiornato.